Eccoci, siamo live 14 dicembre per una nuova puntata di Mai Dire Supereroi, la trasmissione più inutile della storia di Facebook. No, non è vero, non è vero. Anche questa puntata ha tantissimi personaggi, tantissime storie da raccontare, mentre Dani, ciao Dani, Ciao Edo, ciao a tutti. fa le condivisioni, io vi dico il menù di giornata, l'editoriale di Fabio Caressa, perché sapete ce l'ha imposto la produzione, quindi non possiamo non metterlo in onda. Libra arrabbiato, Mister Pioli e le avventure di Rade, il calciatore con il cognome più rotondo della storia del calcio. Il maestro Giampaolo ancora in corsa per il panettone d'oro, questo è uno scoop perché avremo anche Cairo che ci parlerà della sua riconferma. Balotelli racconta la prima settimana da povero al Monza, ci saranno le umili parole di Mister Gattuso e tanto altro. Quando finisce Dani di fare le condivisioni, io prima però vi ricordo che Mai Dire Supereroi è tutti i lunedì in diretta alle 20 sulla pagina Facebook di Papà Van Basten e altri supereroi e tutti i martedì in podcast su Spreaker, Spotify e tutte le piattaforme che vi viene in mente. Dani, se ci sei, allora partiamo. Ve l'ho detto, è una cosa che ci viene imposta dalla produzione. Io ho provato a evitarlo, ma non possiamo farci niente, per cui diamo il benvenuto al primo ospite di serata, ovvero il matematico, lo statistico, il creatore di algoritmi prestato al mondo del giornalismo e dello sport, Fabio Caressa. Ciao Fabio. Buonasera Beppe, che piacere essere qua con te anche oggi. Mi spiace perché non ti vedo felice allo stesso modo, ma io sappi che sono comunque contento di stare con te, come se No, fossi il ma vero ti si Beppe. vuole bene, ti si vuole bene. Vabbè, facciamo finta che vada tutto bene. Io intanto, siccome ti voglio davvero bene, ho preparato l'aspettatissimo editoriale come tutte le settimane. Imperdibilissimo editoriale di L'imperdibilissimo Caressa. Beppe. Allora, iniziamo con la prima chicca. Il Milan non si accontenta mai, perde 2 punti, ma esce con il record di Legni in una partita. Sembra che i giocatori abbiano voluto a tutti i costi uscire con un record a costo di lasciare punti per strada. Vabbè, contenti loro, contenti tutti. Ah, tu dici che Maldini era solamente una ricerca del record? era solo una ricerca del record, cioè i record si costruiscono attraverso anche dei sacrifici. Loro hanno sacrificato 2 punti. Due Vabbè. incroci dei pali nella stessa azione, tra l'altro, Ma incredibile. non si è mai visto, ma neanche a farlo apposta, se lo rifanno non ci riescono mai. Però, e qui mi lego alla seconda notizia, c'è stato un super Theo Hernandez, giusto Beppe? Esatto, Miglior che terzino sinistro del campionato assolutamente del del mondo, mondo. diciamo, sì, il più decisivo. E Beh. tant'è che oggi Paolo Maldini ha telefonato al Real Madrid e ha chiesto se avevano ancora il libretto di istruzioni di Theo Hernandez, perché si Che dice che libretto. finita la partita, dopo quella sgroppata al 95esimo, ha continuato a correre, 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 è arrivato a Milanello e oggi non sono riusciti più a fermarli, tipo quando ti scappa il tagliaerba. Un po' Forrest Gump, ma più veloce. E più decisivo. Sì, beh, quello sì. Poi passiamo alla sponda torinese. Pirlo, che dopo 2 rigori a favore, ha spiegato, cioè, come ha fatto, no, a far rinascere questa Juve, ha detto: finalmente siamo tornati a essere noi stessi, ci identifichiamo in questi 2 calci di rigore. Detto fatto, si erano lamentati per i rigori del Milan, ma Esatto. sono tornati subito. Poi, sponda milanese di Serie B, ovvero interista, Conte chiede scusa sul caso che ormai ha fatto storia, quello di Eriksen, era davvero decisivo, avevate ragione voi. Appena l'ho tolto, ho ribaltato la partita. Più decisivo di così non si può, se n'è andato e hanno ribaltato. E poi chiudiamo per non far torto a nessuno, anche a quelli che si giocano la salvezza con il grandissimo mister Giampaolo, ovvero la Fiorentina. Maestro, il maestro volevi Grandissimo maestro, hai ragione. Prandelli ha detto: dopo il 3-0 ci siamo liberati dai fantasmi. Per la vittoria, poi vi farò sapere già se si liberati dai fantasmi. È un grande risultato, Beppe, capirai. da qualche parte bisognerà pure Esatto, incominciare. esatto. Va bene, Fabio, grazie per aver inaugurato anche questa puntata, ma io devo correre veloce perché dietro di te ad attendere c'è già Zlatan Ibrahimovic e io non vorrei Vabbè, farlo attendere così. mi levo subito, Beppe, mi levo subito. Ciao a tutti, saluto Zlatan. Ciao, ciao. Ciao, ciao a te, ma soprattutto ciao a Zlatan Ibrahimovic. Tornato, sono tornato anche oggi, visto che bravo. Beh, grazie, Zlatan. Ma mi hanno detto che sei arrabbiato, però. Sì, molto, molto. Con chi? Con tutti, dai, non si può fare questo pareggio in questo modo, no? Se c'era Quello Zlatan, sicuro vincevi, no? sì, ça va sans dire, Zlatan. Bravo.
Però è responsabile numero uno, sai chi è? Sai chi è? Castiglieco. Come Castiglieco? Ma povero Castiglieco, sempre lui. Sì, sempre lui, perché ieri sai cosa ho fatto? Lui mi telefona e mi dice: Zlatan, ho appuntamento di estetista, devo fare la pedicure. Deve fare la pedicure due volte, una volta ogni due settimane. Scusa. Samu, però c'è rifinitura. E gli ho detto: Samu, fa niente, vai di estetista perché con VAR non si sa mai, no? Mi fa: no, Zlatan, è meglio mi alleno, io sono un vero professionista. Infatti, per un'unghia che non ha limato dal suo estetista, non avendo fatto pedicure, ieri è finito in fuorigioco di un'unghia di piede, no? E quindi è colpa sua. E tu gliel'avevi detto, Zlatan. Sì, si è ribellato. Perché tu vedi anche il futuro. Qui ti fanno una domanda dalla nostra chat. Angelo ti chiede: ma è vero che Çalhanoğlu ha preso 3 pali di proposito per non offendere Zlatan? Beh, sai, ieri Çalhanoğlu voleva fare leader, poi ha detto: se faccio anche gol dicono che Zlatan non serve più, se poi Zlatan si arrabbia... Mi mena! Quindi sì, è stato anche bravo di colpire traversa, penso abbia record di legni in un solo match. Quindi l'ha fatto perché aveva paura di te. Beh, che balistica comunque! Come sì, ma hai visto anche Pioli che non ha messo Krunic per mio timore... Hai visto, sto tenendo tutti d'occhio e adesso... Perché? Perché Pioli lo stai tenendo d'occhio? Sì, perché si sta un po' galvanizzando troppo, no? Deve stare buono, deve stare buono. L'unico motivo forse giusto, no, di questo pareggio è che calm down, no? Si è calmato un pochino e adesso può tornare sulla terra anche lui. Ecco, no, dai, non dire così, Zlatan. Sembra quasi... Io No, sono io l'allenatore e troppi meriti andati a lui. Ma senti, nel tempo libero, sappiamo che stai cercando la cura per il vaccino, è iniziata la distribuzione con Nocerino, come sta andando? Sì, Nocerino ieri ha fuso al monopatino e quindi abbiamo avuto un rallentamento, sì. Però sai, io sono povero e non ho tanti soldi di comprare. Insomma, conosco gente più povera di te, Zlatan. Sì, anch'io, però cioè, adesso aspettiamo bonus rimborso monopattino di ma Stato. No, hai fatto richiesta, costerà 500 euro, non lo so, non hai 500 euro. Sì, ma poi l'ho fatto truccare, no? C'è un amico di Leao che è bravo di queste cose, così volano il cerino, però forse questo trucco ha rovinato un po'. Va bene, Zlatan, ti devo salutare perché dopo di te, vabbè, lo saprai, gliel'hai dato tu il permesso di venire qua. Sì, annuncialo tu. Il vice allenatore del Milan, Stefano Pioli. Buonasera, mister Pioli. Buonasera, grazie Zlatan. Adesso parlo io e parliamo dei grandissimi giocatori che hanno veramente portato alla rimonta questo Milan, ovvero i miei pupilli, i miei giovani, che sono sempre più innamorati di me, ovvero Pier Kalulu. Hai visto Kalulu ieri, sì, che spettacolo. Sì. Beh, ha sorpreso tutti, quindi è stata una sua scelta, una sua intuizione. Ma più che un'intuizione io voglio mettere Duarte, perché poverino, cioè Duarte già sta giocando poco e sì, quindi e poi, non volevo... Poi mister, le faccio notare che Kalulu non ha neanche una R, mentre Duarte almeno una ce l'ha. Sì, però Duarte ce l'ha lì, ma Pier Kalulu, capisci che... ce ne due. Insomma, è un bel nome, Pier. Cioè, Pier Rade, cioè, penso quando giocheranno insieme. Però, stavo dicendo, io ho scelto Kalulu perché non sapevo... Cioè, volevo mettere Duarte, però lo cercavo, ma sai che lui ha fatto 8 presenze e 6 capigliature diverse, quindi non l'ho trovato, non sono riuscito a capire chi fosse, non sapevo neanche se era in panchina, sinceramente. Quindi ho detto, Kalulu, entra tu, ma per fortuna... Perché Kalulu però, non Pier Kalulu. Pier, sì, giustamente Pier. Oggi lo chiameremo Pier perché già non lo conoscono, se lo chiamiamo Kalulu, figuriamoci a chiamarlo per nome. Però mi ha stupito il fatto che non abbia schierato il suo pupillo, Rade Krunic, infatti il Milan non ha vinto. No, esatto. Vedi che allora loro hanno fatto giocare Kurtic, Yasmin Kurtic. che suona bene anche lui, eh. Benissimo. Cioè Kurtic è un po' tipo il Krunic che ordini su Wish e ti arriva mezzo tarocco. Però vedi che sono talmente giocatori forti che poi il gol te lo fanno, no? Cioè, quindi...
Sì, adesso io veramente di solito sono molto diplomatico, però mi sento di dare una colpa a Zlatan. Perché... Ah, beh, attenzione, attenzione, questa non è una novità, non l'avevamo mai vista prendere così posizione contro Zlatan. Sì, io prenderò i miei provvedimenti perché se ieri sicuramente avessi schierato Rade anche per un quarto d'ora, 20 minuti finali, avrei sicuramente portato a casa il 3-2, compreso il record. Come darle torto. Esatto, compreso record che ai ragazzi piaceva molto, ovvero quello dei record di Legni nell'arco di una partita, quindi... Che era cercato, quindi vi siete allenati durante la settimana per fare questo record di Legni? Sì, abbiamo utilizzato Cassieco come palo, che è come... uguale, quindi... No, forse un po' più sottile, quindi il... aumentato la difficoltà, perché sennò è troppo facile, no? Quindi comunque adesso c'è Zlatan qua dietro le quinte, magari gli dirò qualcosa, vedrò di mettere in chiaro queste cose, perché è giunto il momento di fare la voce grossa, no? Ah, vabbè, contento lei, in bocca al lupo, mister. Sì, vabbè, poi magari aspetto domani, perché ho visto che... ecco, cominciamo già a procrastinare. Però domani lo dico, tranquillo, vedo che domani lo dico. Va bene, salutiamo mister Pioli, ragazzi, che era ancora Zlatan Ibrahimovic in realtà, nei sottotitoli. C'è tutto sommato. Ah, era voluto, forse è stato Zlatan a imporcelo. Perché il collegamento, ragazzi, abbiamo già il Gianmaestro, che posso dirlo... È il mio personaggio preferito, è il mio allenatore preferito, maestro. Grazie, ti ringrazio, Edoardo. Mi apri il cuore, mi commuovo a sentire queste parole di grande stima. No, ma sono io veramente che la devo ringraziare. Tra l'altro, lei è ancora in corsa ufficialmente per vincere il panettone d'oro quest'anno. Sì, sì, anche una dentiera nuova, perché mangiarlo il panettone d'oro non penso che sia morbidissimo, però... Sono molto contento oggi, visto che passi avanti enormi abbiamo fatto. Sì, però, maestro, avete perso ancora 3-2 contro l'Udinese. Sì, abbiamo perso, è vero, però ho detto, ragazzi, non può essere rimontato se non vai mai in vantaggio. E loro, Ah, perché la sua paura era quella di essere rimontato, giustamente. Esatto, non siamo stati rimontati, anzi abbiamo rimontato, poi per eccesso di umiltà ci siamo fatti far subito il 3-2. Sì, però maestro, c'è sempre questo problemino nel calcio, che vince chi segna più gol dell'avversario. Ma sì, no? Sì, però il calcio è un gioco di divertimento, di bisogna essere... No, per carità... Cioè, io ho visto gli occhi degli avversari dopo che in 2 minuti abbiamo mostrato la nostra classe. Tattac, 0-2, 2 pari. Cioè, insomma... Però dopo 3-2. Ma perché erano disperati. Io m'ha guardato Lianco e Singo dalla panchina. Mi hanno detto, mister, cosa facciamo? Li facciamo felici? Ho detto, vabbè, una meno. Babbo Natale quest'anno è arrivato in anticipo. Esatto, poi il 60esimo era passata, l'ora di lezione era finita. Ho detto, ma chi se ne frega, fatevi fare il 3-2. È vero, lei da maestro la pagano per fare un'ora di lezione, quindi esatto. gli altri 30 minuti chi se ne frega, onestamente. Esatto, ma infatti poi vedi, anche Rodriguez ha preso una traversa meravigliosa, neanche Roberto Carlos ci sarebbe riuscito. E poi, ovviamente sono stato confermato. Cioè, finita la partita e già si leggeva Giampaolo esonerato, arriva da Versa, poi è arrivato il presidente che ha detto no. Attenzione, perché tra pochissimo avremo anche il presidente, le ho fatto questa sorpresa. L'ha chiamato per festeggiare il sorteggio di Champions favorevole, che abbiamo trovato. Non è uscito l'Europa League. No, è andata persa la sfera, maestro, perché non ho visto il nome del Torino. Ci deve essere un errore, poi sentirò il presidente. Magari sentiamo la UEFA, scriviamo alla UEFA, ci lamentiamo. Perché io pensavo anche di essere testa di serie, dire il vero. Addirittura. No, qui le chiedono, il fatto di perdere tutte le partite sia una tattica per far abbassare la guardia del Milan prima dello scontro di Re. È una bella lettura, effettivamente potrebbe essere una lettura da maestri. Beh, io sai, ci tengo molto a queste cose, ci tengo molto a arrivare alla partita dell'ex, perché comunque... A fari spenti, quando vuoi meno ve lo aspettare. Spentissimi, direi. Sì,
appunto questo, cioè abbiamo preso tanti di quelle mazzate in testa che al buio, che se non ci svegliamo è preoccupante. Io già mi immagino i tifosi del Milan, ah, meno male che ce ne siamo liberati, che disastro. E poi cosa succederà? Cosa succederà? Che arriverà lo sconto diretto, 2 partite, 2 vittorie, perché giochiamo anche in Coppa. Ma nel brevissimo periodo, più che il Milan, maestro, arriva il suo presidente Urbano Cairo. Buonasera, l'esordio. Prima volta per presidente Urbano Cairo, mai dire supereroi. Ciao Urbano, vigile. Buonasera a tutti voi, buonasera. Sono orgoglioso di essere qui con voi. Saluto anche il mio mister. Presidente, anche con più calma, non abbiamo fretta. Ma guardi, io sinceramente stavo facendo dei ragionamenti, appunto sentivo parlare anche il Giampaolo, che comunque è un allenatore straordinario. Sono contentissimo. Beh, Presidente, se mi permette, contentissimo, però questo Torino arranca un po' nei bassi fondi di classifica. Io me ne sono accorto, però purtroppo io non è che posso pagare altri allenatori, sono costretto a tenermelo quello lì, ma comunque non è assolutamente in dubbio, non è in scadenza, visto che non è neanche in scadenza, non è uno yogurt che scade domani, così non può mica scadere sempre così, no? Poi mandarlo via, Presidente, ci sarebbe da pagare la buona uscita, eccetera, non so se... E sinceramente, ma guarda, io non mi ero neanche posto dubbio di mandarlo via, anche se sinceramente avevo già provato a sentire altri allenatori che vogliono un pochettino di più. Io non posso permettere di pagare altri allenatori, sono costretto a tenere Giampaolo, di cui ho la massima stima. Maestro, infatti lo stavo per dire io, parole di grandissima stima da parte del Presidente. Sono molto contento, direi che non sono uno yogurt, ma se fossi uno yogurt sarei comunque uno yogurt di grande qualità. Magari un Müller. Di Vipiteno. Ma sì, se magari il presidente Cairo compriamo un Müller magari a gennaio, ci risolleviamo, non mi accontento. Guarda, avevo già mandato comunque... avevo mandato gente in Germania a controllare un certo Müller che gioca nel Magonza, nelle... squadre, quelle, no, quelle proprio un po' più basse, quelle proprio tipo dilettanti, ci sarà un Müller, esattamente, noi stavamo proprio seguendo lui, faceva il magazziniere, poi dopo si è spostato, ha deciso di giocare a pallone, lo stiamo sondando. Cioè, neanche giocava a calcio. No, ma era un grandissimo magazziniere, però usava il muletto, che era una meraviglia. Sì, ci mancherebbe, ma maestro, dove lo facciamo giocare? Questo è un grandissimo colpo in vista del mercato di riparazione. No, ma tra l'altro mi dai un assist, perché si usa bene il muletto. Oggi stavo a vedere un cantiere qua fuori e serviva giusto uno col muletto. Ho detto, guarda, ne ho tanti in squadra che non sanno giocare, però non sanno neanche usare il muletto. Invece se il presidente mi trova questo tassello doppio sia in campo sia anche nel cantiere, sarei davvero felice. Io lo porterò, ma non prendo il muletto. Il muletto lo prendete voi, io non lo posso prendere, non lo posso permettere. Sono troppe spese adesso, Covid. No, ha assolutamente ragione, Presidente, ma volevo sapere, quest'anno glielo regalerà un panettone a Maestro Giampaolo, soprattutto sarà artigianale, di pasticceria, che panettone sarà? Sono andato a Conad, l'ho trovato uno a 1,50 euro, bello, con canditi grossissimi, e io lo porto domani. Cosa per fargli capire, comunque, non... questo non glielo posso garantire. Che cosa non può garantire? Non lo... Cioè, di quest'anno. Ah. Ma 1,50 euro, maestro, cosa... Ma è una bottiglia di spumante, il maestro gradisce lo spumante, eh? Beh, io gradisco lo champagne, però... vabbè, non mi allarga. I risultati che ha fatto, voglio dire, mi accontenterei di un... Neanche... Lo champagne si abbina col mio calcio champagne. Lo champagne è quella roba che io mi devo bere tutte le volte che guardo le partite di Giampaolo, che poi dopo, per fortuna, sono ubriaco e poi dopo mi diverto. Per quello che non lo lascio a casa, perché sono sempre ubriaco. Ma Presidente, una domanda per lei da Ahmed: il Gallo rimane o no? Ma il Gallo sicuramente l'obiettivo è tenerlo, perché comunque è un giocatore di punta, il nostro capitano, ma se chiedono un sacco di soldi sicuramente io lo mando via, però c'è da dire che
Lui rimane il nostro capitano, io ho piena fiducia nel Gallo Belotti, ma siccome me lo pagano un sacco di soldi probabilmente va via, ma non è in dubbio. Beh, però è sincero il presidente Cairo. Va bene, allora ragazzi vi salutiamo, come dire, contenti voi, contenti tutti. Speriamo di vincere il derby di Colerta Vernello di Champions League, si vola, è la mia squadra, me lo sento. Ma è ancora convinto di essere in Champions League il maestro, presidente? Beh, io invece che dire speriamo di vincere in Champions League mi fermerei a speriamo di vincere. Che dice lei? Non è, mi fermerei lì. Va bene, allora ragazzi salutiamo il maestro Giampaolo e presidente Urbano Cairo, perché in collegamento abbiamo già l'altro maestro di Torino. Torino si è un po' trasformata in una scuola. Comunque maestro Andrea Pirlo, che ha vinto 3-1. Sì, altra grandissima vittoria. Adesso altra grandissima vittoria. Ricordo che siamo la Juventus, una delle pochissime squadre ancora imbattute in tutta Europa. Sì. Voi parlate, ma poi io con la mia grande classe, con la mia rivoluzionarietà, riesco a portare sempre a casa i tre punti. Tipo nella partita di ieri cosa c'era di tanto rivoluzionario? Ho detto ai ragazzi a fine primo tempo che li vedevo un po' bloccati, li vedevo un po' in difficoltà, gli ho detto siate voi stessi, e alla fine gli hanno dato due calci di rigore come niente, quindi... siate voi stessi, siete la Juve, quindi... Sì. Beh, effettivamente potrebbe essere una... però voglio dire, non è che sono parole che dicono tutti gli allenatori, siate voi stessi... Sì, però cioè, se dipende anche come le dici, no? Perché... alla fine poi uno conta il modo di vendersi alle persone, non tanto quello che si dice. Io dico delle cose che possono sembrare banali, ma le dico in un modo, con una carica, con una grinta. Sì, beh, si sente. Comunque è un po' la tua caratteristica questa di essere molto enfatico. Sì. Poi sai, da allenatore più sexy della Serie A quale sono, ho dato anche dei consigli di voce. Ancora questa cosa che te la meni. Vabbè, sì. Perché? Che consigli può dare... Non so se hai visto Dybala nelle ultime giornate, effettivamente era un pochino sottotono, cioè praticamente finiva tipo 30 partite, cioè c'aveva Gattuso, c'aveva una media più alta di Dybala in carriera, tra un po' se continuava così. Però gli ho detto, guarda Paolo, cioè tu tutte le sere fai così col ciuffo, così, cioè insomma non sei pettinato bene, tu vai dal mio parrucchiere, sistemati come ti dico io e vedrai che tutto va a posto. Infatti ieri Paolo subito ha fatto un grandissimo gol e sono davvero contento. Quindi per il ciuffo? Sì, il ciuffo ha fatto veramente la differenza insieme alle mie parole, perché poi sappiamo che Dybala è bravissimo nello stile di Uber. L'indirizzo del parrucchiere anche. Come, scusa? Insieme all'indirizzo del parrucchiere, anche sì, quello. Sì, ma poi sai, Dybala, quando gli dici cerca di essere juventino, cioè lui nei tuffi è bravissimo. Cioè Tania Cagnotto potrebbe avere un degno avversario. Dybala le chiede, Andrea, si è sbloccato definitivamente? Ma non lo so, oggi mi ha detto che alle 13 è riuscito ad andare in bagno, poi domani... Quindi ragazzi sì, forse ha raggiunto una sua regolarità Dybala. Va bene maestro, la dobbiamo salutare perché in collegamento abbiamo ancora un allenatore che lei conosce bene, un suo grande amico, ovvero Rino Gattuso. Ciao Rino. Ciao, scusate a tutti. No, ma di cosa? Sei appena arrivato, sei in orario, eh? Sì, mi dispiace pure stasera. Ma no, ma per cosa? Hai vinto ieri? Hai vinto ancora, scusa. Sì, però bisogna portare rispetto per gli anziani, no? Per chi? Per Ranieri. Ieri Ranieri... No, dai! Cioè, quante possibilità ci avrà nella sua vita Ranieri di vincere una partita a Napoli? Ma magari ancora tante, dai Rino. Comunque tu sei l'allenatore del Napoli, devi vincere, quello, vieni pagato per quello. Sì, però sai, quando vedi una persona di 86 anni che sta vincendo fino al primo tempo a Napoli, con la Sampdoria, che obiettivamente non è che c'ha questi grandi giocatori, gliela ribalti, poi nel modo in cui gliel'abbia ribaltato, proprio così. Col veleno. Si sono neanche accorti, e poi ancora io gli avevo detto, cosa ti ho detto l'altra volta, basta quei gol dell'Orso Yogi Petagni che sono
umilianti, così rimontati e poi veramente umiliati dal 2-1 di Petagna, cioè per dire proprio mi basta il più scarso per batterti. Cioè, ma quindi cosa hai fatto? Hai chiamato Ranieri per scusarti? Sì, lui da grande signore qual è, mi ha detto di stare tranquillo assolutamente, che non c'era alcun problema. Io però cioè, non ce l'ho fatta, non ce l'ho questa fatta. Era nuova. Mi sono scusato perché gli ho detto, vabbè dai, adesso che siamo a Natale ti mando una latta da 5 litri di veleno e poi... Mister, però qui appunto, a proposito di veleno, Andrea chiede se Osimhen ce l'ha, gli ha regalato per Natale. No, è che Osimhen, lui cioè, il veleno se l'è messo in testa e gli è uscito una pettinatura ossigenata, sbagliato, dovevo solo spiegargli come si utilizzava, dovevo dirgli che doveva berlo oppure iniettarselo, colpa mia che... Beh, anche questo ce l'ho spiegato bene. Vino, dai. Sì, ma guarda, sono tante cose che succedono che è colpa mia e non riesco a... A casa è tutto bene? No, neanche. Come no? No, tipo mia moglie 47 euro di multa per parcheggio in divieto di sosta, se la paga subito 28, è colpa mia, cioè gli ho detto, lei giustamente mi fa, Rino, non l'ho visto che stava al disco orario parcheggiato lì senza mettere il disco orario. Vabbè, sarà colpa sua, poi le donne si sa, no? Le donne volante. Sì, però cioè, giustamente con tutti i soldi che ho guadagnato dovrebbe avere un parcheggio privato in tutte le vie della città di Napoli. Addirittura. Non potrei ingaggiarlo un parcheggiatore abusivo. Quindi le hai chiesto scusa a tua moglie che ha preso la multa. Sì, sì, lei di solito che quando gli do ragione cioè, è sempre contenta, pure lei si è mortificata, ha detto no scusami tu, cioè adesso ti puoi attacchi tu. È andata avanti all'infinito sta sì, cosa. Sì, adesso perché mi sono collegato con te, però è dalle, più o meno dalle 14:30 che siamo a fare, attacchi tu, attacchi io, ti scusi tu, mi scuso io, e quindi non riusciamo a decidere. Ti ho salvato allora, ti ho salvato. Adesso che andremo da un giudice di pace sarà lui a decidere chi deve chiedere scusa. Addirittura. Sì, sì. Spero di essere all'altezza di scegliere un giudice di pace che sappia decidere, perché sennò è un'altra colpa davvero difficile da mandare giù. Ti sei colpa, poi come fai a dormire la notte? Rino? No, già dormo poco, è mia colpa mia perché non ho comprato, per non spendere 50 euro, non ho comprato il cuscino della memory foam. Va bene, Rino, mi spiace a me questa volta, ma ti devo salutare. Spiace per i ragazzi, colpa mia. Per i ragazzi, che ti devo dire, spiace per tutti. Per i ragazzi. Grazie, abbiamo perso 3-1, è stato deludentissimo, ma spiace di più a Rino, mi sa. Sì, questa volta sì. Va bene, salutiamo allora Rino Gattuso e mister Simone Inzaghi, che è comparso così all'improvviso, perché in collegamento l'abbiamo sentito settimana scorsa per il suo trasferimento al Monza, e in realtà si tratta, abbiamo scoperto, di una specie di un reality a cui Mario Balotelli ha deciso di partecipare contro il volere del suo procuratore. Abbiamo in collegamento tutti e due, ci facciamo raccontare allora. Vabbè, intanto benvenuti Mario Balotelli e Mino Raiola. Buonasera a tutte. Ci facciamo raccontare allora da Mario la prima settimana. Com'è andata la prima settimana da povero al Monza? Ma è andata sinceramente benino, non dico bene perché mi devo abituare comunque ai mezzi che ci sono fuori, come c'è una Renault 5 che non so di chi sia, ho visto che c'è gente che... Fa schifo parcheggiare vicino alle Renault 5, quindi... Ma infatti mi devo abituare, gli ho chiesto a un mio ex vicino di casa se poteva prestarmi lui appunto una macchina vecchia, uno sfascione, ha visto che ha trovato la regata, e allora adesso vado a lavorare con la regata per far vedere che comunque io sono al loro livello. Sei umile. Sono molto umile. Però vabbè, dentro la regata gli ho fatto mettere il pomello con lo Swarovski, giusto per sentirmi vivo. Anche perché Mino so che era contrario a questa tua partecipazione, non bisogna mai dare l'idea della povertà a Mino. Mari, ma che cazzo hai fatto? 5 minuti che te lasci sole, molte trove che hai fatto. Che già qua arrivano... È stato avvistato a chiedere l'elemosina col cappello. Ho fatto l'elemosina, mi sono messo anche a pulire gli spogliatoi, perché il presidente, cioè, è arrivato da me, che è Paolo Berlusconi, altissimo, faccio i miei saluti, è venuto da me e mi ha detto guarda che noi qua non abbiamo l'impresa e quindi tocca una volta a settimana tocca a qualcuno di noi, e venerdì è toccato a me. Ma ragazzi, ma i poveri puzzano forte, eh?
No, effettivamente, come immaginassi, pesante. abbiamo pensato, eh. È un casino, questi qua. Poi dopo la sera Ma io cosa no, non. tipo? Cosa si mangia? Noi andiamo alla mensa dei poveri a mangiare, facciamo la coda insieme a tutti gli altri, e infatti c'è qualcuno che mi ha anche riconosciuto, io ho fatto finta di essere un senegalese, sono andato lì e gli faccio, no, amico, guarda che tanto non ce l'ho biglietto, e parlavo così almeno, per far finta di essere comunque uno di loro. Una pizza potevi regalargliela. Ma cosa gli regala quelli lì? Se gli regala una pizza, poi dopo te li ritrovi tutti i giorni sotto casa, che sono lì a chiederti le monetine. Mari, non sperperare il tuo patrimonio, eh. Fatiche, ha fatto tante fatiche, ha fatto pigliare tutti quei soldi. No, 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 non sprecarle. Mine, qui ti chiedono quanto deve chiedere di commissione a mio suocero per averlo finalmente liberato da quella rompicoglioni di sua figlia. Minime, so uno stipendio di ziz mensile, quindi 800.000 euro buone stanno tutte. Ma più Antonio Donnarumma. Antonio Donnarumma che lava, stira e fa la lavatrice. Andrea, dacci l'indirizzo di casa perché ti dobbiamo mandare anche Antonio Donnarumma. Antonio. 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 Ma allora, Mario, cosa prevede il programma per i prossimi giorni? Ma sicuramente faremo un po' di allenamento perché ho dovuto parlare io con Brocchi per spiegargli che comunque siamo una squadra di calcio e ogni tanto dobbiamo anche allenarci, oltre che andare a pulire il campo sportivo, i bagni. Cioè, praticamente il presidente a noi ci fa fare l'impresa di pulizie. Ah, Siamo cioè quelli la che palla sistemano. non la vedete mai? Ma la palla, allora, l'ha portata Boateng l'altro giorno, ma qualcuno se l'è portata via, quindi adesso siamo in difficoltà anche per allenarci. Però l'obiettivo principale è riuscire a convincere Galliani perlomeno a portarci almeno due o tre palloni. Almeno due o tre palloni. Almeno Pensavo possiamo a le provarlo. porte perché mi hanno detto che mettete No. ancora le felpe per terra. Ma infatti le porte è un'esagerazione, quelle lì costano un sacco. Per cui ancora per adesso giochiamo con le felpe. Quando però in campionato la palla va un po' in alto, c'è sempre questo problema che magari la traversa non si capisce, è in alto, è fuori, è dentro, siamo sempre lì così, meno male. È un casino, ci siamo passati tutti, ci siamo passati tutti. Va bene, ragazzi, allora io vi saluto. Mario, mi raccomando, torneremo anche settimana prossima perché ormai siamo curiosi di questo reality a cui sta partecipando. Mi fa piacere comunque partecipare a una trasmissione povera per gente povera. E io adesso sono in una squadra povera, quindi sono come voi. Sono tornato a essere un uomo umile. Siamo persone normali, eh. Marie, Povero. mi ha chiamato adesso se 50.000 vanno bene per la seconda puntata. Va Chi? benissimo. Ma chi? Io non Va ce li ho. No, benissimo, Mino. niente, niente, no, cose tra me e Marie. No, no, che lo pagano per fare la trasmissione con i poveri, ma non Ah, siamo. ok. Va bene, ragazzi, allora vi saluto perché in collegamento. Allora, voi sapete, intanto diamo il benvenuto a Mister Antonio Conte. Buonasera a voi. Questa sera, mister, abbiamo in collegamento Lele Adani perché lei sa, è finito nell'occhio del ciclone queste settimane per la vicenda Eriksen. Io so, Lele, ciao. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Buonasera, un piacere Ciao. essere qua con voi. Sì, sei sempre gentilissimo, guarda, sei il signore Lele. Comunque, tu mi dicevi, dopo mi dici cosa c'è stasera su Lele Adani 24, però mi dicevi che tu avevi un consiglio per spiegare a Conte come valorizzare Eriksen? Sì, io ce l'ho un consiglio, Antonio. Cioè, Aspetta, prima di tutto, mister Eriksen ha presente. L'ho sentito nominare, l'ho sentito, aspetta. Ah, forse l'allenatore della Lazio, come si chiamava? Tanti anni fa c'era uno che allenava la Sì, no, Lazio. esatto, uno più recente, uno proprio giovane. Dalla Danimarca. Quello che giocava con McKennie, No, che sostituisce, e allora non penso di avere capito di chi state parlando. allora si fa difficile, Lele, devi anche spiegare chi è Eriksen, mi sa. Allora, Eriksen è un classico numero 10 sudamericano, perché allora per capire la storia No, di... aspetta, che sudamericano, è Sì, perché danese. per capire la storia di Eriksen bisogna comprare l'Atlante aggiornato che è uscito oggi. Quindi
Danimarca e la Norvegia le hanno spostate. Scusami, è che sono preparato la trasmissione, sono arrivato qui, me lo sono perso. Scusa. È uscito oggi, ma non ti preoccupare, te lo invio. 300 elicotteri hanno messo dei ganci, attaccato totalmente la Danimarca e la Norvegia, le hanno spostate e confinano con l'Argentina. Questo allora è il primo passo. E quindi Eriksen è classico 10 sudamericano. Sudamericano, esatto, un fortissimo 10 sudamericano. Cioè, allora, Conte, tu devi capire che Eriksen, quando gioca, alza la qualità, perché lui è la qualità del corazon, no? L'albiceleste dentro. Tu invece continui a far giocare quei giocatori rubati alla falegnameria, alla carpenteria, che a tanto a te piacciono, ma ormai il calcio europeo, che ormai è di secondo piano, però il calcio in generale viaggia con la tecnica, col cuore, con la superiorità. Tu non hai capito una mazza di cosa. Il mister è un po' catenacciaro, si può dire, Lele. Sì, mettiamoci l'elmetto, andiamo a correre, ma il calcio così si giocava negli anni 60. Ma non sono d'accordo con quello che sta dicendo il signor Adani, anche perché io ribadisco che non sono io a fare le scelte, perché comunque l'allenatore è Pirlo, quindi se ha deciso che questo Eriksen... No, mister, si sta parlando dell'Inter, presente quella squadra che domenica ha vinto 3-1. Ah, e infatti un 3-1 comunque sofferto un po' nel primo tempo, poi dopo ci si è svegliati e per fortuna anche il rigore comunque che c'era nettissimo, Ronaldo finalmente ha segnato. No, mister, l'Inter, quella squadra con la maglia nerazzurra fatta tutta strada. Ah, quelli che adesso hanno beccato nel sorteggio il Real Madrid, che ho visto, no. C'era una squadra nerazzurra che... No, non guardi, so cosa è andata smarrita anche la pallina dell'Inter, mister, oggi nei sorteggi, però D'Ambrosio ha anche segnato il primo gol stagionale. Meno male, questa sì che è una grandissima notizia, Edoardo, sono soddisfatto di questo suo primo gol, perché lo cercava da tanto tempo, gli dà fiducia, perché Paolo ha bisogno di crescere, Dybala è un numero 10, ha bisogno comunque di segnare, giocare, perché se non gioca ovviamente poi si trova in difficoltà. La competizione con Ronaldo comunque è difficile. Va bene, mister, ma ancora non si è fatta una ragione, mister Conte, che allena veramente, io non so, dare quattro numeri a mister Conte. Sì, prego. 79, 11, 4 e 5, la somma fa 99. Non te li giocare al Superenalotto, perché sono i minuti delle presenze in Champions che ha fatto Eriksen. 79, 11, 4 e 5, quindi tu continui a dare colpa a Eriksen, a dire che Eriksen ti limita, che non fa crescere la squadra, però sbagli, Antonio, sbagli, perché non puoi dare responsabilità a un giocatore che non fai mai giocare, questo non va bene. E soprattutto renditi conto, piuttosto una maglia gloriosa come quella dell'Inter. Conte, renditi conto. Esatto, un gioco differente. Ma a parte il fatto che indossare la maglia dell'Inter, io lo vai a dire a tua sorella, perché io queste cose non le faccio, sono una persona per bene e per me comunque l'Inter è un nemico, da sempre. E sì, quindi mister, io interromperei questa discussione, perché secondo me rischia veramente di finire malissimo. Il piano B, qual era il piano B, mister? Ma il piano B secondo me è quello, comunque lo scopo di tornare ad allenare alla Juventus, e io scelgo sempre di provare a puntare lì, perché comunque lui parlava dell'Inter prima, giustamente io ho visto gli highlights poco fa, ho visto questo Eriksen che dite che comunque gioca poco e se magari va fatto giocare di più... a parte che non è colpa mia, perché comunque io non ci vado neanche allo stadio, mi stanno antipatici tutti quanti, ma considerando il fatto che Eriksen, se ci avete fatto caso, io ho visto gli highlights, non ho visto nient'altro, appena uscito, quelli lì hanno iniziato a giocare, hai visto, questo è stato l'anno al Chelsea, che ho imparato a dire highlights, ho imparato a dire goals, ho imparato a dire football. Mamma mia, veramente. Mister, una domanda per lei da Andrea. In un'orgia con Vandanara, Ausilio e Mara Venier, farebbe entrare Eriksen al minuto 88, un pochino prima?
Ma sì, secondo me Eriksen potrebbe magari entrare al 90esimo, giusto appena ho finito io, per mettere a posto, esattamente, viene lì, pulisce, sistema, si mette la bavaglina, fa tutte le cose fatte in ordine. Ma cosa l'ha fatto? E poi gli diamo anche la mangia. Mister, ma cosa le ha fatto Eriksen? Mi sta sulle palle, è semplice. Tra l'altro, io mando... Antonio, cioè secondo me tu involontariamente stai ricreando in te quello che c'è, cioè in Eriksen quello che eri tu. Cioè Eriksen è arrivato, comunque non aveva tantissimi capelli, ma li aveva. Cioè adesso poverino, in 6 mesi con te è diventato più pelato di te quando eri pelato. Cioè qui vedo anche un rivendicarsi, no? Magari un sfogare la tua insoddisfazione su Eriksen, perché rivedi il Conte senza capelli. Può anche essere questa cosa, magari, no? E guarda, quanto manca a gennaio? A gennaio, poi dopo poco, manca poco. A gennaio vedrete, quando guarderete Eriksen, sembrerà cambiasso, senza capelli, proprio bello, liscio, corre, magari gli diamo anche il numero 5, così almeno poi sembra cambiasso davvero, e forse magari qualche minuto glielo concedo, oppure chiamo. Glielo dai il numero del trapiantatore, almeno quello glielo faccio, che ha fatto un buon lavoro. Ma io non faccio niente, perché comunque ripeto, io all'Inter mi ci hanno messo lì, io non ci volevo andare. Se regali il contratto al povero Eriksen, le dice Renato. Ma qual è il regalo? Questo è un dono di famiglia, è una cosa che erediterò ai miei figli e ai figli dei miei figli. Che schifo, che schifo, sì. Ragazzi. Va bene. Con questo abbiamo toccato il punto più basso, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, però io so che c'è il presidente Ferrero che vi vuole dare appuntamento per settimana prossima. Beh, non potete perdetevi la puntata di settimana prossima, e mi raccomando, ascoltate il podcast, dai, Ilaria. Andriy Shevchenko, dove ascoltarci, dove? Puoi ascoltare il nostro podcast su tantissime piattaforme. Per esempio, tu facevi tanti podcast. Tantissimi podcast. Quando ho smesso di fare il volo, ho iniziato con podcast. Puoi trovare su Spreaker, puoi trovare su Spotify, puoi trovare su Google Podcast. Tu scrivi podcast e provi. Tra l'altro, lo dici benissimo. Spotify, anche tu l'hai imparato al Chelsea. Sì, come si dice sì. Spotify, ad esempio, in inglese? Spotify, puoi dire un po' così, un po' tipo un ring announcer, no? Va bene, ragazzi, vi amiamo anche noi, qui ci stanno scrivendo. Sì, grazie, tutti pro ricambio. Presidente, è arrivata anche quella buona. Beh. Beh, dai, è buonissima cosa, ma sempre grandissimi, ciao, ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima, ciao. Ciao.